domenica prossima, 3 aprile, scatterà la 33esima edizione del Vivicità. Noi di Radio 1 saremo in diretta poco dopo le 10, dalle 10.05 la partenza, attorno alle 10.30 daremo anche il via di questa corsa più grande del mondo, contemporaneamente in 45 città italiane e 11 all'estero. Siamo lieti di avere con noi un grande atleta del passato, due volte campione del mondo dei 10.000 metri, campione europeo dei 5-10.000 metri e vice campione olimpico dei 10.000, Salvatore Antibo. Buonasera Antibo. Buonasera. Quante ne ha vinte di gare? Ne ha vinte tante, insomma. E non è riuscito a vincere l'oro olimpico, però voglio dire ci è andato vicinissimo, perché poi insomma ha avuto quell'esploit nel 90 sui 5-10.000 metri. Salutiamo anche il presidente nazionale dell'UISP, Vincenzo Manco. Buonasera presidente. Buonasera a voi radioascoltatori. Beh, Salvatore Antibo credo che sia un testimonial d'eccellenza. Ha corso mai il Vivicità Antibo? Sì, ho corso parecchio, l'ho vinto nell'88 e nell'89. Beh, insomma, stiamo parlando con un signore che aveva 13 minuti e 5 secondi sui 5.000 e 27 e 16 sui 10.000, tempi che ancora oggi, Antibo, insomma, darebbero le mele a parecchi italiani. Ma direi che praticamente questi primati, io sono sempre un ragazzo che non ho invidia, mi auguro che un giorno, perché non è mai arrivato un atleta italiano, non è mai riuscito ad ottenere questi grandi risultati che ho fatto io. Parliamo con il presidente nazionale dell'UISP, Vincenzo Manco. Ho detto insomma che si corre in 45 città italiane e 11 all'estero, questo Vivicità in concomitanza. E si corre anche però in tanti istituti penitenziari e minorili. Sì, esattamente in 26, ma domenica 3 aprile correremo esattamente a Bollate con un tra l'altro diciamo un dato numerico particolarmente interessante, perché è prevista la partecipazione di 400 detenuti su 800 richieste. Alla fine ne sono stati accettati 400 per una serie di motivi, chiaramente voglio dire riguardanti lo stato penitenziario di ogni detenuto. Poi correremo, oltre che a Bollate, correremo anche a Rebibbia, dove è prevista la partecipazione di 150 detenuti, ancora in forze, aspettiamo domani di avere la certezza di correre anche nella casa circondariale di Monza. Quindi oltre a tutte le iniziative che ci saranno, il 3, le gare che ci saranno, anche la caratterizzazione delle corse all'interno del carcere, proprio per, come dire, caratterizzare una grande manifestazione, appunto, che ha una storia di 33 anni, che è una manifestazione che anche nel rapporto con gli istituti penitenziari cerca di costruire un rapporto fra un dentro e fuori, quindi fra chi subisce privazioni della libertà nel rapporto con il territorio. La UISP apre le porte, nella sostanza, e quindi ha grandi risultati anche da questo punto di vista. Totò Antibo, grande atleta di Altofonte, ha da poco superato i 50 anni, corre ancora lei Antibo? Io ho 54 anni, comunque io mi muovo sempre praticamente 4 volte a settimana, mi faccio un po' di corsa sempre con una persona accanto a me, perché vivere con l'epilessia dove corro io è molto rischioso, dove passano dei mezzi pesanti o basta una crisi uno potrebbe rischiare anche di morire, perciò deve avere una persona accanto a me, anche perché io l'atletica non la riesco a dimenticare, neanche mai abbandonare. Assolutamente, anzi, lei ha parlato dell'epilessia, insomma la malattia che l'accompagna da molto tempo, che la scoprì mentre correva tra l'altro, no? Giusto? Sì, credo che è stato negli anni nel 91, quando era il grande favorito dei mondiali di Tokyo, non so, durante la gara praticamente non so cosa, mi sono ritrovato ultimo nella gara senza sapere cosa era mai successo, facendo dei test poi è riuscito fuori che tramite un incidente stradale ha causato problemi al cervello che ha creato problemi epilettici. Però alla sua età ancora corre, insomma, sta meglio di tanta altra gente che non riesce più a correre a 54 anni. Torniamo al presidente dell'UISP. Vivicità è legata come da tradizione al tema della sostenibilità ambientale, no, presidente?
Sì, è una delle, diciamo che il Vivicità nasce su questo, nasce con un rapporto diretto con la città e soprattutto con il decongestionamento del traffico cittadino, quindi per una migliore vivibilità delle città largamente intese. Proprio per questo noi da molti anni interveniamo anche su quelli che sono i materiali che utilizziamo, quindi ecocompatibili, utilizziamo acqua di rete proprio per eliminare il consumo di plastica, quindi di acqua imbottigliata, e facciamo anche la raccolta differenziata dei rifiuti, proprio perché ci teniamo a dare un esempio con il Vivicità di sostenibilità e di vivibilità dei luoghi in cui la stessa corsa si vive e si consuma. Salvatore, detto Totò Antibo, in Altofonte, 7 febbraio 1962, la sua data di nascita. Antibo, si ricorda, ecco, i suoi avversari più forti? Lei ha corso con Cova, ha corso contro May, ha corso contro il terribile marocchino Ska, se non sbaglio, ma anche con Aguità, se non sbaglio, vero? Ma io credo che praticamente in quel periodo gli uomini più bravi erano gli africani, praticamente, che attualmente, addirittura nel 2016, sono migliorati tantissimo. Ritrovarmi con gli africani in una situazione del genere, riuscirli a batterli, per me è stata una grande soddisfazione. È stato uno degli ultimi bianchi a batterli, perché dopo questa ondata africana Antibo ha fatto man bassa. Ma io non voglio assolutamente dire neanche parlare del male degli italiani, perché gli italiani cercano di fare il loro dovere, però credo che gli africani nel mezzofondo credo che sono gli uomini più bravi che ci sono al mondo. Anche se lei, stavo dicendo, insomma, ha dato filo da torcere a Fior Fior, all'epoca erano gli algerini, i marocchini, no? Giusto, insomma, sì, i più forti. Kenya, Etiopia e Marocco in quel periodo. Esatto, esatto. Si possono battere comunque gli come? Africani. Come, Antibo, come? Credo che gli italiani dovrebbero andare in quota ad alto livello, praticamente si parla dei 2000 metri d'altezza, e allenarsi lì e convincersi nel cervello come fanno loro, praticamente, perché loro vivono a 2000 metri, però si possono allenare a un'altezza di 2,5. Quando scendono a livello del mare, i globuli rossi sono così ad alto livello che poi a livello del mare è molto difficile riuscire a batterli. Certo. Allora, Presidente Manco, Vivicità riconfermerà anche quest'anno questa vocazione internazionale in 11 città del mondo, da Parigi a Osaka, insomma, si corre in Bosnia, si corre in tante altre parti del mondo, no? Sì, la vocazione internazionale, la sottolineiamo, è proprio per questo, e tra l'altro mi fa piacere condividere anche questo spazio radio con Totò Antibo, che ha avuto il piacere di avere in conferenza stampa due giorni fa a Palermo. La sua modestia credo sia un esempio per tutti gli atleti, non soltanto che hanno smesso la carriera, ma anche per quelli che ancora in carriera lo sono, avercene di Totò Antibo. Noi comunque sì, correremo assolutamente in diverse città, aggiungo a quelle che lei ha già detto anche il 21 maggio il Vivicità in Libano, lo correremo nello stadio di Sidone, a Saida, e lì, tra l'altro in Libano, siamo presenti da molto tempo, e un euro a partecipante in tutte le gare delle 45 previste in Italia e delle 11 internazionali saranno sufficienti a raccogliere fondi per la ristrutturazione di un campo sportivo a Jedeide. È una località in cui sono concentrati in pratica un campo profughi, tra l'altro spontaneo, costituito dalla presenza di famiglie siriane e quindi che fuggono dalla guerra, insieme a Terre des Hommes, l'ONG con cui abbiamo stretto rapporti da qualche tempo, che è presente in quel territorio. Cercheremo, ecco, di dare questo tipo di contributo per permettere a dei bambini di trascorrere qualche momento di tranquillità ed evitare di pensare a quello che purtroppo stanno vivendo. Quindi l'idea internazionale è, come dire, parte e si realizza poi il 3 di aprile, soprattutto all'iniziativa che faremo a Lampedusa. Ci parli di Lampedusa, Presidente, appunto. Sì. Ma guardi, noi abbiamo scelto quest'anno perché il Vivicità nei 33 anni di storia è sempre stato in sintonia con la stessa storia. Noi abbiamo voluto dare un segnale
molto chiaro rispetto a quello che è il modo di intendere lo sport, quindi lo sport sociale e lo sport per tutti. Bicicletta è la sport di tutti e per, è la corsa di tutti e per tutti. Noi vogliamo dare un segnale di amicizia, di accoglienza, di solidarietà verso il popolo migrante, a chi richiede asilo, a chi è rifugiato. Per questo ringraziamo tantissimo il sindaco Giusy Nicolini di Lampedusa e il vice sindaco Sferlazzo che ci hanno dato la possibilità, ci hanno messo a disposizione nonostante le difficoltà, perché anche noi come WISP abbiamo voluto, vogliamo dare un segnale di solidarietà e di vicinanza a quella popolazione, a quel popolo che sta vivendo da moltissimi anni situazioni difficili, ma alle quali sta rispondendo con grande coraggio e con grande anche ammirazione ed esempio. Credo sia uno dei tanti orgogli, diciamo, nazionali che dovremmo tenere sempre presente. E quindi, ecco, il BB Città va a Lampedusa, perché da lì, insieme ad associazioni sportive del luogo, alla partecipazione, tra l'altro, dell'Istituto Scolastico Pirandello, formeremo una squadra di 200 circa partecipanti che percorreranno le strade di Lampedusa e da lì daremo un segnale chiaro, tutto forte, di costruzione di ponti, di infrastrutturazione sociale, di segnale di solidarietà internazionale, al contrario di quanto alcuni in questo paese, a partire dalle formazioni, diciamo da alcune formazioni politiche, purtroppo non vorrebbero. Noi invece con lo sport sociale vogliamo indicare un esempio di questo tipo. Lo sport per tutti, la WISP, nella propria storia ha sempre costruito ponti e legami sociali tra le persone, tra le nazioni. Questo vogliamo continuare a fare. Ha parlato di punto d'orgoglio. Punto d'orgoglio per me è avere come ospite Salvatore Antibo, Totò Antibo, perché agli europei del 90, lo dico a tutti gli ascoltatori, vinse la medaglia d'oro sia sui 10.000 che sui 5.000 metri, dominando la prima gara, rifilando, è vero Totò, mezzo giro agli immediati inseguitori. Ma fu vittima, sentite qui, di una caduta nella prima parte della gara dei 5.000 metri, riuscendo a raggiungere il gruppo e a vincere la gara allo sprint. Io mi ricordo di un grandissimo che cadde alle Olimpiadi di Monaco e poi vinse l'oro, la Seviren. Come se la ricorda quella gara, Antibo, dove cadde e riuscì a recuperare e vinse allo sprint? Cioè, cadere in una gara e poi vincere la medaglia d'oro non è facile. Ma il ricordo più bello, tutti dicono che è stata la gara più bella. Io mi sono ritrovato alla partenza, spinto da un avversario. Non credo assolutamente di proposito, ma può succedere alla partenza che succedono dei casi del genere, e poi ho dovuto cambiare modulo di gara perché la gara si doveva svolgere in un'altra maniera, addirittura ritrovarmi di dietro per poi avvicinarmi a loro, praticamente poi si doveva praticamente recuperare tutta la prima parte e poi cercare di vincerla in volata, con la paura addirittura di perderla, anche perché il modulo di gara non era questo con il mio allenatore, praticamente la gara si doveva fare allo stesso modo come avevo corso i 10.000, e allora a quel punto c'era quella paura che la doppietta non usciva fuori, anche perché per la preparazione che avevo fatto, come dicevo prima, a 2.000 metri d'altezza, praticamente mi dava quella possibilità di rientrare nella storia. Beh sì, e poi voglio dire, insomma, è entrato nella storia perché cadere per poi vincere, insomma. Poi è arrivata anche la medaglia d'argento sui 10.000 metri piani a Seul 88, e ci andò vicino lì, oppure aveva un avversario, insomma, piuttosto forte? No, assolutamente. Io ero andato a Seul, sì, che potevo anche vincere, non conoscevo questo Brahim Bouteb, questo marocchino. Ah, Bouteb, come no? Sì, Brahim Bouteb. Non lo conoscevo neanche, quando a metà gara, praticamente a un passaggio abbastanza elevato, praticamente lui era andato via, ero convinto che lui sarebbe praticamente saltato in aria prima o poi. Io ho controllato i miei avversari, che erano praticamente gli africani, non conoscevo assolutamente lui. Invece devo fare i complimenti a Brahim Bouteb, perché ha tenuto quella distanza per la seconda parte e a quel punto non c'è stato nulla da fare per me, e complimenti a Brahim perché, ripeto, veramente ha tenuto per 5 chilometri la seconda parte.
Certo, presidente Vincenzo Manco, ha visto quanto diciamo, è leale Salvatore Antibo ancora, insomma, come lo era allora. Vi faccio i complimenti anche perché siete giunti alla 33esima edizione del Vivi Città, non è facile insomma mantenerla nel tempo, negli anni. No, e ogni anno cerchiamo appunto di trovare motivazioni nuove e anche situazioni appunto simboliche nuove. L'anno scorso la partenza alle 10.30, anzi colgo l'occasione per ringraziare anche voi di Radio 1 Rai. Daremo noi la partenza, anni, esatto, in diretta. Da 33 anni ci accompagnate, e quest'anno appunto, come dicevo, a Lampedusa, l'anno scorso l'abbiamo fatto a Rebibbia, e quindi grazie a voi e grazie a, diciamo, all'impegno dei nostri volontari, dei nostri dirigenti, ogni anno cerchiamo, ecco, davvero di metterci in sintonia con la storia, e credo che questo sia il segreto del mantenimento di una gara che poi alla fine ha la caratteristica effettivamente di una gara, quindi, come dire, di una corsa, di una classifica compensata di campioni. Nel 1988 e 89 appunto abbiamo avuto Totò Antibo che ha appunto inorgoglito, diciamo, il palmarès dei 33 anni anche della WISP, insieme così come anche a vincitrici atlete donne. Quindi il segreto sta nell'immaginare che una gara che ha pur delle caratteristiche chiaramente competitive, invece è una gara aperta a tutti, aperta alle famiglie, perché ha distanze, diciamo, diversificate, una 12 chilometri, una passeggiata ludico-motoria, in tante città si faranno insieme appunto queste diciamo iniziative. Ecco, credo che come dire, la cifra identitaria di una gara come il Vivi Città sia proprio questa, una ricordiamo gara di tutti e per tutti, guardando a ciò che sono i problemi internazionali del mondo. Allora ricordiamo la partenza alle 10.30 in diretta su Radio 1 Rai, la gara scatterà alla 33esima edizione del Vivi Città domenica 3 aprile. Grazie al presidente nazionale della WISP Vincenzo grazie Manco a voi. E grazie a Salvatore Antibo. Grazie a voi, grazie. Sì, grazie. Io a lei. Faccio i complimenti al presidente della WISP praticamente, perché organizzare ancora una gara del genere veramente non è così facile. Ringrazio anche il sindaco di Palermo e voglio dire, aggiungere praticamente, che il Vivi Città, a parte i campioni, credo lo dovrebbe aiutare tantissimo praticamente tutti i cittadini. Perché dico i cittadini, secondo me? Perché io voglio che a Palermo tutti i cittadini partecipino, per dare un complimento tantissimo a questa città, perché se non vorrei sbagliarmi, Palermo è la quinta città d'Italia. E beh, allora cercheremo Antibo, cercheremo con questo via alle 10.30 in diretta su Radio 1, insomma, di far partecipare più gente possibile. Grazie allora, grazie e buonasera.